Buongiorno a tutti, bentrovati per la diretta del sabato. Cominciamo subito con i dati del coronavirus, come al solito. Finalmente sul nostro territorio sono complessivamente solo 9 casi che abbiamo su 34.000 persone, 34.500 per l'esattezza, quindi i casi sono veramente pochi e anche il caso che è avvenuto ieri l'altro è legato al fatto che il numero di tamponi è molto elevato e viene fatto anche in tutti i luoghi di lavoro, quindi i casi appunto sono residuali e quindi riprendiamo la nostra vita normalmente con prudenza, però anche con coraggio. Quindi la prima cosa che vorremmo far partire, che abbiamo fatto partire, è un servizio per i ragazzi, le famiglie, quindi sono partiti 18 centri estivi, alcuni la scorsa settimana, alcuni questa settimana, ma altri ne partiranno in particolare per i più piccoli. Oltre ai 18 che sono partiti e che accettano ancora iscrizioni, perché è importante che i ragazzi in questo momento qua riprendano energia, stiano all'aperto come molti dei nostri centri estivi e sviluppano le loro attività, però appunto stiamo pensando anche ai più piccoli, quindi partiranno anche i centri estivi per i nidi. E questo è molto importante perché crediamo che i bimbi siano il vero valore di una comunità e quindi abbiamo destinato 28.000 euro per contribuire alla spesa delle famiglie e quindi per agevolare le famiglie affinché possano usufruire di questo servizio. Quindi la retta sarà analoga a quella di un asilo nido normale e quindi con un 70% di contributo da parte del comune. Questo tema qua è fondamentale per la crescita di una comunità, così come è fondamentale che i ragazzi facciano sport e quindi è stata presentata anche una delibera in commissione, già in parte approvato dalla giunta, sulle delle linee di indirizzo che possano dare un sostegno alle società sportive che comunque hanno in gran parte perso i loro sponsor e che hanno bisogno di riniziare. Quindi un ringraziamento a tutte le associazioni che oggi organizzano i centri estivi e che hanno fatto ripartire le attività sportive perché sono molto importanti anche per la salute psicofisica dei ragazzi. Mentre ringraziamo i volontari, ringraziamo anche quelli che questa mattina e domani mattina provvederanno alla distribuzione delle mascherine. Siamo al secondo weekend, le file si sono attenuate, quindi ci sono i vari luoghi, uno per ogni frazione e anche nel capoluogo dove vengono distribuite un paio di mascherine per ogni famiglia e sono mascherine lavabili e quindi con anche una tutela e un'attenzione all'ambiente perché naturalmente sapete che per l'abbandono delle mascherine, dei guanti, così come degli altri rifiuti ci sono le sanzioni e in questo momento qua ci sono anche le guardie ecologiche che stanno facendo controlli, quindi naturalmente, proteggiamo il nostro paese e proteggiamo il decoro urbano. L'altro dato che vi volevo raccontare riguarda molto velocemente gli investimenti. Stanno continuando gli investimenti sul centro storico che va verso la conclusione dei lavori. La prossima settimana verranno messe anche due delle cinque querce che sono previste. E continueranno i lavori fino ad arrivare a una fine lavori per luglio, così come continuano i lavori sulla tangenziale, ma adesso, insomma, grazie anche all'impegno della Fondazione, stanno per partire i lavori anche su Magreta e quindi è importante che ci siano lavori nel capoluogo, ma non dimentichiamo le frazioni, e si parte sia con il tema di Magreta e quindi un centro storico per ogni un centro, appunto, una piazza per ogni frazione, ma altrettanto si sta facendo con Colombaro dove si sta pensando a un progetto di riqualificazione in parte dei parchi e comunque si sta lavorando per la fibra sulla frazione di Colombaro. Sul tema ambientale, che è un tema non secondario, ma anche fondamentale, stanno per arrivare nel mese di luglio i contributi per le biciclette a seguito del progetto che è stato condiviso su tutto il distretto, quindi ritardiamo un po' col contributo, ma perché vogliamo trovare una sintesi e un contributo uguale su tutto il distretto che
verrà erogato nel mese di luglio e soprattutto l'idea è quella di riprendere le attività in sicurezza e quindi vorrei fare un ringraziamento a Proform che sta riorganizzando i mercoledì di luglio e quindi credo che sia importante anche per le attività commerciali ricominciare a promuovere le proprie attività perché alla fine credo che dobbiamo recuperare e cercare di recuperare quanto abbiamo perso in questi mesi per quanto possibile, quindi li ringrazio per l'impegno nell'organizzazione dei mercoledì di luglio che saranno mercoledì in sicurezza, però dobbiamo riprogettare la vita delle nostre comunità. E proprio a questo proposito, tenendo proprio l'ambiente come tema centrale, anche a seguito del Covid, credo che dobbiamo riflettere su quello che il Covid ci ha insegnato e sicuramente ci ha insegnato che non possiamo uscire da soli da queste situazioni di emergenza sanitaria, dobbiamo mettere al centro la comunità e dobbiamo mettere al centro l'ambiente, quindi su questo continueremo con il nostro impegno solito. So che c'è qualche polemica sugli sfalci, per fortuna in questi giorni qua è piovuto, dico per fortuna perché si sono ripristinate le falde acquifere e il tema dell'idrico è un tema fondamentale per le nostre comunità tutte, quindi non solo per quella di Formigine, ma sia a livello provinciale che a livello di nazione. Stiamo lavorando, ci sono dei lavori nella frazione di Corlo per evitare la dispersione idrica. Sapete che la dispersione idrica in Italia è del 30% e quindi stiamo lavorando per limitare questa dispersione. E vi dicevo, in questa settimana comunque si sono riempite le falde acquifere e provvederemo naturalmente alla piantumazione degli alberi che ci vengono dalla regione e quindi anche nel mese di settembre o di luglio ad inaugurare un nuovo parco perché pensiamo che il segnale di attenzione all'ambiente sia fondamentale e la piantumazione degli alberi sia un nostro dovere rispetto anche al tema della qualità dell'aria che sicuramente per la pianura padana è un problema, ma se c'è un problema bisognerà riflettere su come arrivare a trovare delle soluzioni e quindi promuovere una mobilità più sostenibile e cercare in qualche modo di affrontare questo tema tutti insieme. Per adesso è tutto, vi auguro una buona domenica e cerchiamo di uscire e uscire in sicurezza, ma ricominciare a uscire, soprattutto lo dico anche per gli anziani, adesso c'è la stagione e ci sono le misure precauzionali per tornare a uscire. Buona domenica a tutti.